Benvenuta a Giulia Giada Cordaro. Grazie, grazie mille di essere grazie, qui, grazie a te. Hai ancora la fascia Miss Piemonte 2022, però la storia che stiamo per raccontare, diciamo, è una storia che è tutt'altro che bella. È una storia molto complicata. Allora, ti chiedo di tornare indietro con la memoria a quel giorno del 2021 in cui tu sei andata, diciamo, era la sesta volta che andavi da questo professionista, perché cinque volte non era successo niente. Nulla, ti dovevi curare, diciamo solo questo perché non possiamo dare altre indicazioni, insomma una parte del corpo che andava dalla gola in su. Quindi non c'era necessità di spogliarsi, assolutamente, cioè non era un ginecologo, non era un dermatologo. Non era il mio medico di base. Non era il medico di base, che peraltro è una donna e una quindi... signora molto, molto brava. Assolutamente sì. Tu entri in quello studio tranquilla. Tranquillamente, come ho sempre fatto d'altronde le altre cinque volte, perché ripeto, era la sesta volta che io andavo in questo studio. Che cosa succede? Succede che normalmente mi viene fatta la visita, quindi io vengo visitata come al solito, come avevo anticipato era una terapia, quindi comunque noi abbiamo fatto la visita di routine. E successivamente mi viene detto adesso andiamo a risolvere la parte del collo e io insomma mi sono sempre fidata di questa persona, quindi mi sono messa nelle sue mani, ho detto va bene dottore, certo. Mi ha fatto, a quel punto mi ha chiesto di appunto spogliarmi. Io tranquillamente ho tolto la maglia perché non vedevo nulla di male. Però a lui non bastava, perché lui ha detto togliti il reggiseno. Mi ha detto proprio spogliati e togliti il reggiseno e rimani solo con l'intimo praticamente. Sì. E da lì non è difficilissimo spiegare quello che si prova e io l'ho capito. Capisco perché tante donne non riescono a dire no e non riescono a bloccarsi. È una questione psicologica, è una sensazione difficilissima che ti inchioda. Che ti inchioda. Tu mi hai detto, a un certo punto è successo tutto all'improvviso. Sì. Tu sei rimasta in disabillé, diciamolo. Sì. Ha chiesto anche altro, ma sorvoliamo, insomma. Tu a un certo punto ti sei spogliata meccanicamente. Sì, sì, sì. E lui si è avvicinato a te. E ha cominciato a farti un massaggio intimo. Sì. Tu hai sentito le sue mani sul corpo e in quel momento mi hai detto al telefono, perché ci siamo parlate tanto prima di oggi, ho pensato di essere non solo paralizzata ma morta. Sì, 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 esatto. Come se si fosse fermato il tempo. Esatto. E io avevo gli occhi chiusi e come ti ho detto non sentivo il mio corpo, come infatti sì anche, come avete detto anche durante la clip. Io non sentivo più il mio corpo, sentivo solo... le sue mani. Cosa diceva lui? O non parlava? No, non parlava. Niente. L'unica cosa che mi ha detto due volte di calibrare in un determinato modo il respiro. E basta. Stop, semplicemente quello. Poi questo massaggio molto particolare che si configura a pieno titolo come violenza sessuale, tant'è che arrivo subito alla fine della storia, lei poi ha denunciato, per fortuna non è andata in tribunale, quindi si è risparmiata, diciamo, la difficoltà di quelle udienze, ma lui è stato condannato subito, rapidamente, a fine 2021. Sì. Insomma, quel massaggio molto particolare finisce. Tu mi hai detto, è come se io in quel momento mi si fosse accesa una lampadina e avessi pensato, devo correre via. Sì, devo scappare. Era... sei rivestita, esatto, ma hai detto addirittura che hai messo la maglia al contrario. Al contrario, è stata una scossa, e devo andare via. E mi sono alzata e appunto nella fretta di vestirmi mi sono poi accorta dopo che appunto la maglia era addirittura al contrario. Ti sei precipitata? E sono... le scale, sono o andata... cercavi l'ascensore? Esatto, no, sono proprio... c'era sia l'ascensore che le scale, ma io volevo precipitarmi via il prima possibile da quel posto. Però avevi paura? Avevo tanta che lui paura. Ti potesse seguire. Avevo tanta paura che lui mi potesse seguire, avevo tanta paura che lui mi potesse contattare, avevo paura che potesse contattare la mia famiglia o fare del male, perché comunque è un medico, quindi la mia anamnesi ce l'aveva, il mio indirizzo, i miei dati ce li aveva. Sei corsa subito a casa, sono hai avuto la prontezza di riflessi. Ho chiamato immediatamente la mia amica, la mia migliore amica, l'ho chiamata subito appena sono scesa giù. E sei questo guardata, lo consiglio. Lui non c'era e hai telefonato subito. Esattamente, a lei. Esattamente, sì. E ho parlato a bassa voce, questo ci tengo a dirlo, perché avevo il terrore di. Ero già fuori, ma avevo il terrore che mi potesse sentire o che qualcuno potesse sentire. L'ho comunicato subito e questo lo dico a tutti.
cercate di comunicarlo a chiunque, che sia una vostra amica, vostra mamma, vostro papà, i nonni. Sei subito andata, qualsiasi la tua persona. Amica ti ha detto vai subito a casa. Esatto. Sei andata a casa, esatto, ne hai parlato subito con la famiglia. Subito con mio compagno, perché io convivo con Alessio, il mio compagno. Con i tuoi genitori e sei andata subito a denunciare. E la sera stessa ho denunciato. La sera stessa ho denunciato, ho chiamato il mio avvocato. Certo. Non ho denunciato immediatamente perché ho denunciato dopo qualche giorno, perché come dicevamo inizia ad arrivare la paura, inizia ad arrivare quel terrore di dire ma mi crederanno, certo. Succederà qualcosa di male a me, succederà qualcosa di male alla mia famiglia, verrò magari derisa, perché non ci credono, verrà sminuito il tutto, quando io in realtà sentivo... c'è stato un periodo in cui il mio corpo non lo sentivo mio. Tra l'altro, diciamolo, perché poi ne parleremo dopo, tu venivi fuori anche da un momento difficile. Sì, da un momento abbastanza complicato. Avevi cambiato città. Sì. E avevi preso molti chili. Sì, avevo 20 chili. Avevo preso 20 chili, sì, per Era un momento di depressione nella tua vita. E quindi eri già, diciamo... in un inferno tuo quando è successo tutto questo. C'è voluta una forza enorme. Sì, e questa forza... Allora, in primis c'è stata un'altra scossa dopo quello che è successo all'interno dello studio, un'altra scossa proprio nella mia testa che mi ha detto basta, io devo rialzarmi. E non potevo farlo da sola, perché da sola è difficilissimo. Quindi sono appoggiata alla mia famiglia e alla mia psicologa, certo, perché che ringrazio. Bene. Tu mi hai detto che ti guardavi allo specchio la sera stessa di questa violenza e ti veniva solo da piangere e non ti riconoscevi. Non mi riconoscevo e io addirittura ho avuto difficoltà a farmi la doccia. Perché è una cavolata farsi la doccia. Non ti volevi toccare. Non riuscivo a toccare il mio corpo. Allora, ti voglio chiedere subito se lui ti ha chiesto mai scusa. No, non ho mai ricevuto scusa. Neanche una lettera? Una lettera, un messaggio, una chiamata, nulla. Mai. Assolutamente niente di niente. Allora, la storia che tu hai vissuto è una storia abbastanza comune, anche se non è comunissimo che poi le ragazze denuncino. Quello. Noi abbiamo incontrato un'altra ragazza della generazione Z che lavora nella ristorazione, e a un certo punto ha incontrato un orco, anche lei, che le ha fatto alcune proposte per fare carriera. C'era questa persona che stava più in sopra di me, sapeva che comunque aveva una posizione rilevante rispetto alla mia e diciamo per chiedermi quanto volessi crescere lavorativamente. Pensa sia giusto denunciare? Ah, un conto è se potessi denunciare, non rischiassi chissà che cosa e comunque fossi ascoltata e creduta. Quando magari ci stanno persone più in alto, spesso e volentieri viene messo subito in dubbio ma avete avuto una relazione, come se fosse un tuo atto di gelosia o un qualcosa. E naturalmente se dici no, non ti credono fino in fondo, quindi... Se dici di no, non ti credono fino in fondo. L'hai pensato anche tu? Certo, assolutamente sì. E ho pensato anch'io, no, ma non denuncio, tanto non c'è giustizia, assolutamente no. L'ho pensato anch'io, infatti non ho denunciato, come ho detto, immediatamente. Certo. Ho aspettato qualche giorno. Ma no, è sbagliatissimo. Invece queste azioni, questi atti di violenza, queste cattiverie vanno assolutamente denunciate. Va fatto tutto l'iter corretto. Giulia, è vero che tu per un po' non sei poi andata dai medici? Sì, c'è stato un momento, che un non momento in proprio. Cui, sì, soprattutto, naturalmente... Non riuscivi neanche a farti, la doccia l'hai detto, ma neanche a farti toccare dall'estetista, esatto, per dire. No, avevo proprio un... Chi ti si avvicinava, tu scattavi. Era un rifiuto, sì, era un rifiuto e mi sentivo soffocata, cioè il fatto di toccare il mio corpo mi dava la sensazione di nuovo di soffocamento, che era quel soffocamento che io Alessio ho provato. È stato bravissimo, il tuo fidanzato, perché ha rieducato all'amore, sì, ti ha aiutato, ti ha supportato. Lui c'è stato dall'inizio, sempre. E è stato, scusate, ma... No, ti capisco. Lui proprio è stata la mia ancora e lo è tuttora. E gli devo tantissimo. Mi ha aspettata. Perché anche con lui tu non volevi subito fare l'amore, me l'hai detto.
è ovvio. Mi ha aspettata, mi ha capita, mi ha supportata. Anche baci, intendo dire sì, anche sì, questo. No, ti no, si, no, era... si avvicinava e tu eri... Però l'ha capito subito. Ok. Ha capito immediatamente che io in quel momento avevo bisogno dell'affetto più grande e di forza, e lui c'era, e lui c'è sempre stato, ha fatto quel passo indietro che mi ha dato la possibilità appunto di ritornare a vivere e di ritornare ad essere quella che sono. E di fare anche questa esperienza bellissima di Miss Piemonte 2022, di rappresentare diciamo il Piemonte a Miss Italia, e secondo me anche di fare anche molto molto altro, perché a parte che sei bellissima. Grazie. Ma poi grazie. Sei una ragazza piena di valori, quindi sei davvero la nostra rappresentante ideale della generazione Z. Grazie. E allora io ti presento una conduttrice, una giornalista, Jenny Pacini, ecco, che tra poco vedrai su Rai Gulp. Jenny, dillo tu perché è una cosa importante. Parte un tuo programma. Già partito? È partito il 30 novembre su Rai Gulp tutti i giorni tranne il martedì e il sabato alle 16:40, ma è già disponibile su Rai Play. Si tratta di Art Soup, impara l'arte e non metterla da parte. Allora, la tua domanda a Giulia. Innanzitutto, Giulia, complimenti per come hai affrontato attraverso un percorso questa situazione molto difficile. Grazie. Cosa ti senti di consigliare ai ragazzi della generazione Z qualora si dovessero trovare di fronte ad un apprezzamento o un avance, purtroppo che può essere anche indesiderata? Cioè, come distinguono il confine labile tra questi due elementi? Ti ha fatto una domanda fondamentale. Come si distingue? Allora, quello che magari uno pensa essere un complimento e invece... è una molestia. Assolutamente sì. Dunque, il confine è veramente sottile, perché non è facile capirlo immediatamente. Dal momento che sono solo, passatemi il termine, solo parole, ma non esiste il solo parole, perché le parole possono fare malissimo. Non Pietro, è una domanda proprio da un ragazzo. E volevo domandarti, riguardo appunto alla storia, alla tua storia, alla tua denuncia, come ha reagito il web, specialmente magari facendo riferimento anche al mondo dei social? Io intanto grazie per questa domanda, perché ci tengo a dirla questa cosa qua, perché bisogna anche educare le persone sui social. Allora, io ho ricevuto tantissimi commenti e messaggi sia da donne che da uomini, positivi e di solidarietà, che mi sono stati vicini, da persone sconosciute, non per forza da amici. E poi sotto alcuni articoli ho ricevuto degli insulti, e sia da uomini reagito? Che come da donne. Come hai reagito? Inizialmente la mia testa mi diceva, mettiti lì e scrivi, rispondi. Sì, poi? Poi ho detto no. No. Perché non devo dare voce alla cattiveria e alla violenza. Bravissima, è ragazzi, quello. Fatele un applauso, perché è veramente la cosa più giusta da fare. Non devo dare voce agli haters, agli odiatori, a coloro che fanno battute sessiste, a esatto. Coloro che, come dire, mescolano e vivono davvero nel male, sì. Nell'equivoco, e quindi non riescono a distinguere quello che è il male vero, come una violenza esatto. Sessuale, da tantissimo altro. Non si altro. Risponde. Bene. Alla violenza con della violenza. Con della violenza. Questo è un messaggio bellissimo. E il piacere di averti qui è stato veramente piacere grande. Mio, davvero. Tant'è che ti chiedo di restare, perché la puntata è lunga e ci sono molti spunti su cui io voglio sentirti. Molto volentieri. Grazie. Resta.